Work, un progetto che nasce nel 2007 a livello europeo, quali sono gli obiettivi e qual è stato l'impegno in Italia della coalizione italiana. Allora, nel 2007 parte un'indagine a livello europeo che coinvolge 24 paesi ed esplora la workability. Persone con malattie reumatiche, quanto rimangono al lavoro, quanto sono effettivamente produttive nella, nella società? I dati che sono emersi sono importanti, sono devastanti, segnalano un forte allarme, e da qui comincia tutto un lavoro che coinvolge molti paesi europei, in particolare in Italia dal 2011 abbiamo un comitato di lavoro permanente formato da tre leader. Professor Giovanni Minisola, clinico, professor Mennini economista e la rappresentanza dell'Associazione dei malati reumatici in qualità proprio di eh, diretto coinvolto eh, nella difesa e comunque nella rilevazione delle problematiche delle persone con malattie reumatiche. Che cosa è emerso da queste indagini, dai lavori che poi sono scaturiti successivamente insieme a tutta una serie di persone che si sono occupate di esplorare malattie reumatiche e ambiente di lavoro. È emerso che comunque le persone che hanno queste patologie croniche hanno delle difficoltà enormi nel mantenere il posto di lavoro, nell'essere interamente produttive e la spesa che viene generata da questa mancanza di produttività ricade a tutti i livelli poi sulla società. È finita qui? No, perché la persona comunque se ha dei limiti questi ricadono anche nella vita familiare, sono costi indiretti, sono co costi che tante volte non possiamo quantificare ma che comunque coinvolgono direttamente sia la persona che è direttamente interessata dalla patologia reumatica sia proprio da chi gli sta intorno, vuoi familiari o qualsiasi altra persona che debba occuparsi di mantenere insieme alla persona coinvolta, una qualità di vita decente. Professor Morrone, alla luce delle evidenze emerse dal tavolo clinico ed economico di Fit for Work Italia, qual è eh, diciamo, a, a suo vedere l'importanza della diagnosi precoce? Innanzitutto questo tavolo dimostra la necessità di un lavoro multidisciplinare ed interculturale. Non si può andare avanti se non attraverso un impegno da parte delle istituzioni, del mondo della ricerca farmacologica, dell'innovazione tecnologica, delle istituzioni e soprattutto dei medici e delle associazioni dei malati. La diagnosi precoce rappresenta una grande opportunità per ridurre la sofferenza ma soprattutto per ridurre le disabilità di queste malattie drammatiche dal punto di vista degli effetti collaterali a distanza nel tempo. Più la diagnosi è precoce, più possiamo restituire salute a queste persone, ma soprattutto la dignità di persone che possono vivere una vita normale. Altro elemento fondamentale è comprendere come le istituzioni debbano investire sul piano dell'integrazione socio-sanitaria nei confronti delle famiglie. Purtroppo oltre il 50% dei casi di persone malate è accudita soltanto da un familiare, quale familiare tra l'altro perde giornate di lavoro corre il rischio di essere licenziato proprio per questa attività di attenzione, di ausilio alla persona malata. Noi dobbiamo fare in modo che siano i servizi sociali integrativi, sanitari, a investire di più sull'attenzione nei confronti delle famiglie dove può essere presente uno o più persone malate. Le principali evidenze dal punto di vista soprattutto di impatto economico in termini di costi indiretti sono 22 milioni e mezzo di giornate di lavoro perse per un ammontare in termini di perdita di produttività di circa 3 miliardi di euro ogni anno collegato a queste patologie di cui 1 miliardo e 200 milioni di euro ogni anno è relativo alla sola artite reumatoide questi costi vanno aggiunti poi a quelli relativi ai costi che sostiene l'INPS in termini di pensioni di invalidità e di inabilità che costituiscono per queste patologie la terza voce di spesa per l'INPS stesso come pensioni di invalidità ed ammontano a 104 milioni di euro nel 2012, ben il 10% in più rispetto al dato registrato nel 2009. Eh, le patologie reumatiche sono le grandi assenti negli atti di programmazione nazionale e anche regionale. Eh, noi l'ultimo richiamo alle patologie reumatiche risale al Piano nazionale di prevenzione risalente al 2008 e poi non se n'è più saputo nulla, invece è forte l'esigenza di riaccendere i riflettori istituzionali su queste patologie perché è fortemente disabilitante e altamente costoso per la collettività in termini di costi anche sociali. Quindi è necessario fare al più presto e mettere al centro queste patologie, come dal nostro punto di vista vanno rimesse al centro degli atti di programmazione nazionale innanzitutto. Dico programmazione nazionale perché lì è, è, è fortemente assente, ma dico programmazione nazionale anche perché c'è troppa disomogeneità sui territori regionali. Alcune regioni la uh, considerano priorità di sanità pubblica, altre un po' meno, altre per niente, alcune fanno dei percorsi diagnostico-terapeutici, altre ne fanno altri e quindi abbiamo una disomogeneità di trattamento con la conseguenza ai cittadini di serie A e serie B all'interno della stessa comunità di persone con patologie aromatiche. È necessario rimettere al centro l'equità, l'equità passa per una forte attività di programmazione e la proposta che noi tutti facciamo è quella di avere Approvato al più presto un piano sanitario nazionale sulle patologie reumatiche. Il BioCamp che stiamo facendo a Siena in questi giorni è un'iniziativa per far conoscere ai giovani, a un gruppo di giovani selezionati tra tantissimi che hanno, fatto, che hanno applicato questo BioCamp, fargli conoscere la realtà di un'azienda che fa. Eh, ricerca, che trasforma la propria ricerca in prodotti, che fa ricerca per migliorare la qualità della vita della gente e questa è un'occasione eh, abbastanza unica che viene offerta dai giovani promettenti per fargli capire quanto sia importante fare questo tipo di cose. E farlo a Siena è particolarmente importante, è particolarmente importante in questo momento perché. Eh, Qui abbiamo una realtà che è diversa da tutta quella, eh, da, da molte, da molte, dalla realtà in genere in Italia, dove eh, i giovani devono andare fuori perché non trovano lavoro, dove eh, eh, non si fa ricerca e così via. Qui abbiamo un gruppo che fa ricerca competitiva a livello internazionale, si, è un esempio che in Italia le cose si possono fare e quindi è un... Penso che sia un esempio molto bello per i giovani che possono vedere che se sono bravi, se hanno voglia di fare, di sacrificarsi e di lavorare sodo, in Italia si possono fare delle cose che siano eh, al pari con quelle fatte alle, in altri paesi. Ehm, la complessità dei farmaci che sviluppiamo e la necessità di tenere aperto un dialogo con i ricercatori ehm, ci porta a, ehm, ad avere dei processi eh, di selezione eh, importanti affinché siamo in grado veramente di attrarre i talenti che hanno l'expertise in aree specifiche che sono strategicamente di nostro interesse. Si tratta di profili medici, quindi di coloro che hanno conseguito una laurea in medicina, ma non necessariamente. Quello che ci interessa è di avere degli scienziati, nel senso della parola, cioè che amino la scienza e che nello stesso tempo abbiano anche una capacità di visione strategica e manageriale. Eh, noi li vogliamo aiutare attraverso eh, la ehm, conoscenza delle potenzialità professionali che hanno eh, all'interno dell'azienda. Eh, C'è ancora molta poca consapevolezza all'esterno delle opportunità professionali che un'azienda farmaceutica privata può offrire ai giovani ricercatori. Per questo motivo ci siamo attivati eh, quest'anno eh, mandando una serie di, eh, di job posting per dei ruoli medici all'interno della direzione medica aziendale, sfruttando attraverso canali digitali, ad esempio il sito dell'Ordine dei Medici che non era mai stato utilizzato in passato, ma anche dei siti specifici specializzati eh, sul target dei giovani medici o dei neolaureati. La risposta che abbiamo avuto è stata enorme, il che testimonia che c'è tanta volontà di conoscenza al di fuori di quelle che sono eh, nuove opportunità professionali. Tra questi profili eh, abbiamo dovuto chiaramente fare una selezione in funzione di un evento eh, che abbiamo chiamato Giovani Medici in Prima Linea, che terremo nel mese di ottobre presso i nostri uffici di Origgio. L'idea è quello di esporre questi giovani medici eh, alla conoscenza delle, eh, di come funziona l'azienda, di quali sono i meccanismi e di quali ruoli eh, sono disponibili e di far sì che questi abbiano anche dei colloqui eh, individuali con noi manager aziendali perché possiamo approfondire eh, la conoscenza e dando a loro la possibilità di farci eh, delle domande specifiche. La politica deve capire che l'innovazione e la ricerca sono l'unica strada per dare a questo paese un futuro migliore. Sono investimenti che danno i loro frutti nel medio e nel lungo termine, ma noi sforniamo moltissimi laureati in gamba, moltissimi laureati talentuosi e preparati e dobbiamo assolutamente utilizzare questo talento per la rinascita del paese. Eh, invece di recepire una direttiva europea che era stata eh, condivisa con le lobby animaliste nord-europee, con medici, veterinari eh, e diciamo, operatori del settore, eh, hanno eh, proposto e purtroppo è stato approvato un emendamento che rende eh, di fatto alcune eh, attività... Eh, vietate nel nostro paese e in questo modo noi ci tagliamo fuori dai grossi circuiti di ricerca internazionali. Questo vuol dire che tutta Europa potrà svolgere determinate attività ed arrivare in fondo a determinate attività di ricerca e l'Italia no. E quindi oltre al danno per l'industria italiana, per l'industria farmaceutica e biotecnologica presente in Italia, questo creerà anche una riduzione dei posti di lavoro in questi ambiti, perché questi ragazzi non potendo portare avanti determinate attività eh, non, non troveranno lavoro. Allora, perché che riguarda la ricerca in Italia, eh, lo, lo dicevo anche ieri parlando con alcuni ragazzi che partecipano a questo corso: eh, si può fare, eh, bisogna combattere molto e si perdono tantissime energie, si sprecano moltissime energie, spesso in fare cose che in altre nazioni come l'Inghilterra, gli Stati Uniti o la Germania eh, sono organizzate e, e, e non richiedono interventi da questo punto di vista. Certamente è difficile, certamente è più facile anche l'idea di andare all'estero e è anche vero che se non cambiano le cose e non si rifinanzia la ricerca in maniera corretta, se non si fanno investimenti in ricerca alla fine tutti saranno costretti a emigrare perché nel momento in cui mancano definitivamente le risorse l'alternativa è solo quella di emigrare.